Ehi là, ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Ali E oggi voglio aprire con voi lei. la LOL Twins Babysitting Party che mi mancava. L'ho presa ovviamente per fare le mie storie perché avevo bene in mente un personaggio. All'inizio io avevo pensato lei per un altro personaggio, ma come al solito ho cambiato idea. Quindi vediamo se qualcuno di voi indovina, anche vedendo la LOL corrispondente. Nella serie Babysitting Party ci sono quindi lei, Rae Sans più SPF QT, Ivy Winx più Baby Doll, che è quella che ho preso per prima ed è diventata la nostra Margaret. Non me la fa mica vedere da vicino, eh? Ali può pure provarci a tenerla lontana dalle mie zampette, ma so già che riuscirò a leccarle tutti i capelli. Sarà meraviglioso pettinarla. Allora, ci ho messo letteralmente un'ora a sganciarla dalla sua scatola, ma alla fine ce l'ho fatta. Eccoci qui. Cosa sta facendo? All'interno della mia casetta. Ma come si permette? C'è anche scritto Princess! Maki, quella è la mia reggia! Che cosa c'è, Camilla? Perché non può essere la mia casetta? Non ho capito! Anche se c'è scritto Princess, non posso essere anch'io la principessa della casa? Ma cosa stai dicendo? Tu puoi essere un principe, non la principessa, Maki! E invece voglio essere la principessa! Non mi guardare così! Le principesse sono graziose! Maki, stai delirando! Delirando, esci dalla mia casetta! Dici che vuoi essere una principessa solo perché vuoi appropriarti della mia casetta! Lei è stupenda. Mi indossa questa fascia che io spero vivamente di non togliere mai perché... Ma comunque è agganciata in modo semplice con uno strap. Il rossetto è delicato, la particolarità sono questi ciuffi, questi che vedete bianchi al sole diventano rosa, infatti i capelli cambiano colore. Io purtroppo ora non lo posso fare perché fuori a notte non c'è più il sole, ma sappiate che i capelli cambiano colore. Indossa una t-shirt delle Supersonics e probabilmente sarà una loro fan. Smalto giallo da questa parte, ma nero da quest'altra. Allora, questi pantaloncini io li adoro. Sono pantaloncini corti, tutti strappati, con una cintura fatta in vera catenella, ma li trovo favolosi. Indossa delle scarpe da ginnastica, ma indossa anche una cavigliera. Allora, in teoria sotto io intravedo un altro outfit, quindi poi lo vedrei togliendole i vestiti come mio solito e andrei a vedere prima tutti gli accessori. Ma guarda, finalmente se n'è andato! L'unica principessa della casa sono io! Non esiste, Maki! Rae Sans è la babysitter di questa LOL. Guardate com'è vestita la LOL. È tra le mie LOL preferite, mi piace tantissimo. Ha la maglietta ABCD e guardate la gonna con queste tasche, favolosa. Ha le scarpette rosse, beh, a richiamare quelle della sua babysitter in questo caso. Non ha mutande, tipico delle LOL girare senza mutande. Veniamo agli altri oggetti. Allora, questo sembra un gelato dentro un ananas con tanto di ombrellino, ma l'oggetto che a me fa davvero impazzire è questa radio. È fatta in modo stupendo con questo cuore. Il colore è bellissimo, un rosa molto tenue. Ma è davvero particolarissima, quindi un oggetto che sono felice di avere. Ha questo elastico, se fosse più grande lo indosserei io. Poi troviamo una macchina fotografica con la foto della piccoletta, guardatela in spiaggia che si diverte. E i colori della macchina fotografica mi piacciono più di tutte le altre macchine fotografiche che già ho. Assolutamente utilissimo il telefono. Io ora però voglio vedere che cosa c'è scritto qui, a parte che l'ho messo storto, ma vediamo. Cherry le scrive: praticamente usciamo assieme e
lei risponde sì, il prossimo weekend, e Cherry risponde: perfetto, ho trovato un nuovo negozio. Non so se avete sentito questo grido. È Maki. Maki, cosa succede? Cos'hai? Sei disperato, Maki? Un po', Ali! Voglio la pappa! Mi struscio! Ali, voglio la pappa, sono irrequieto! Maki te l'ho appena data, la pappa! Ali, guarda, vado in cucina così vieni anche tu! Dai, biscottino, avanti! Maki, non ci posso credere! Non ci posso credere! Io ti do sempre biscotti, ma lo sai che tra un po' ti ritroverai a pesare 100 kg? Ali, pensa per te, eh? Io sono bello e cicciottino. Anche se pesassi 100 kg non sarebbe un problema per me. Sono sempre bello. Beh, certo. Però non fa benissimo, Maki, per te pesare 100 kg. Sono un bel micetto. Basta, ok? Ok, Ali. Pensa sempre a mangiare. Ok, prima che Maki mi interrompesse con quelle sue grida assurde, non so se si è sentito, ma volevo dirvi che il personaggio potrebbe legarsi anche a Cherry. Quindi ci sta la chat presente su questo telefono. Boh, Maki continua a piangere, ma non gli posso dare altri biscotti. Poi, altri oggetti che troviamo. Questo frigo. Guardate la bellezza di questo frigo, BB Cool, si può chiudere realmente, ha questa trama a triangoli e no vabbè, questo che ha urlato è il mio ragazzo, cioè tra Maki e il mio ragazzo io non lo so come fare questo video, boh, spero non abbiate sentito, ma sta giocando con dei suoi amici e si mette ad urlare. Allora, troviamo questo biberon e una specie di Coca-Cola soda pop. È assolutamente bellissima questa bottiglia. Ecco che è tornato il signor Maki. Cosa stai cercando, Maki? E ho trovato due diari. Si sono sbagliati. Beh, due meglio di uno. Qualcuno si troverà senza diario, probabilmente. Questa è la sua checklist. Quindi lei, come si poteva ben capire, ama la spiaggia, il sole, le feste. Ed ora passiamo anche all'artwork, perché a me piace molto anche l'artwork. Si tratta di un paesaggio, il paesaggio classico delle LOL. Questa che vedete è la loro città. Questa è una sdraio, ruota panoramica, montagne russe, mare, tavole da surf. Qui abbiamo anche una bicicletta, la strada. E qua delle riviste, Girl Rock con le Supersonics in copertina. La spiaggia da notare è bellissima, rosa con qualche glitter sparso. Magari esistesse una spiaggia rosa piena di glitter. Qui abbiamo occhiali uguali per lei, la Twins, e per la LOL. E gli ultimi oggetti, penso siano degli asciugamani e una protezione solare. No vabbè, che carino, è proprio un piccolo asciugamano, un telomare, però questo è piccolino per la lollina. No dai, ci sta, sì. E questa è la protezione solare Beach BB SPF 30 e ovviamente non può mancare il pettine. Non vedevo l'ora di aprirla perché così posso continuare la storia, infatti mi mancava perché ho in mente una cosa ben precisa, quindi aspettavo lei per continuare. Quindi prestissimo vedrete di chi si tratta. Ma voglio anche vedere l'altro outfit che indossa, perché secondo me indossa dell'altro. Infatti lei ha le mutande, ma il costume, ha questo costume. E poi dovrei slacciarle i codini per togliere la maglia. Non so se voglio farlo, meglio di no, perché così rimane bella pettinata, però questo è il suo costume, guardate che bellezza. Le sue mutande sono gialle, quindi bellissima, io la terrò vestita ovviamente. Adesso mi sono un po' calmato, prima ero molto irrequieto, è che volevo i biscottini. Ora posso fare la nanna. Oh, e stavo dimenticando una cosa.
il costume per la LOL sono assolutamente coordinate tutte e due. Io lei la adoro, come twins ve la consiglio. Vi mando un abbraccio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!